Tre giorni dedicati allo sport, al divertimento e alla solidarietà. Dal 19 al 21 luglio a Marotta, nella cornice della Beach Arena, allestita nel lungomare Fa di Bruno, si svolgerà il Mundial Beach Soccer. Evento clou dell'estate organizzato dalla Proloco, comune di Mondolfo e in collaborazione con l'ASD Marotta Calcio. E apriamo il 19 direttamente con le partite per il amatoriale. Roberto Del Bianco, un concittadino marottese doc, ha organizzato questo evento. Questa parte insomma dell'amatoriale, organizzando quattro squadre, quindi Marotta, Marottese, gli Old Boys, sempre gli anziani, gli over 40, e ci saranno poi gli under 18, quindi queste quattro squadre che si disputeranno insomma questo beach soccer, la parte diciamo amatoriale, con la finale quindi sarà il 19 sera. Poi dopo ci saranno sabato e domenica, si parte direttamente con i pro. Un torneo di altissimo livello che vedrà protagoniste le nazionali di Argentina, Canada, Svizzera e Italia. Da quanti giocatori sarà composta invece la squadra italiana? Da 8 giocatori, un mix di grandi campioni del calibro di Marco Del Vecchio, Angelo Di Livio, Max Tonetti, Ivan Pellizzoli, Mirko Cudini, Massimiliano Tangorra, tutta gente che ha giocato e scritto pagine importantissime a livello nazionale. La tappa del Mondiale, oltre all'aspetto sportivo, rappresenta un'occasione unica per la promozione della città. È un evento davvero unico nel suo genere, siamo davvero soddisfatti di essere arrivati a questo punto. Lo stadio, la Beach Arena, è in fase di allestimento, quindi come amministrazione comunale siamo davvero contenti. Aspetto solidale invece sarà costituito da una prima edizione dell'evento Maestrale Beach Run, una corsa camminata con partenza alle ore 9 dalla Beach Arena con arrivo al centro commerciale Il Maestrale. Il ricavato sarà poi devoluto all'associazione Insuperabili. Diciamo, l'arrivo della Beach Run sarà proprio il centro commerciale Maestrale. Il parcheggio del centro commerciale verrà allestito appositamente per accogliere tutti i partecipanti, anche in un momento gioioso, quindi sarà un momento di ristoro, di accoglienza e anche di divertimento. Sarà sicuramente un buon punto d'arrivo, come dico io, per tutti coloro che hanno camminato per i 5 chilometri, ma sarà sicuramente un buon invece per noi punto di partenza, perché in realtà il centro commerciale Maestrale festeggerà i suoi 20 anni.